Ciao ragazze, allora oggi faccio questo video per parlarvi dell'incontro di Clio, ma anche un po' di ciò che ho fatto prima. Infatti, prima di andare all'incontro di Clio, siccome è il centro commerciale vicino praticamente a dove c'era l'incontro, in realtà c'è appunto l'OBS con l'Essence e quindi avrei voluto prendere alcune cose della linea permanente appunto molto interessanti. Avrei voluto prendere due pennelli, la cipria e poi anche la matita e la Lavrock, che vi straconsiglio perché ragazzi ha un inci bellissimo, favoloso. E poi c'è anche il mascara doppio, cioè puoi farlo, puoi fare un effetto più leggero, un effetto più dark, però ovviamente tutte queste cose non c'erano. E quindi ci ho dovuto rinunciare. La ragazza è stata gentilissima, mi ha detto che avrebbe potuto mettermi le cose da parte, ma appunto io non vivendo a Catania non mi sarebbe stato facile appunto ritornarci e quindi appunto ho dovuto rinunciare. Però ho preso alcune cosine, grazie proprio alla ragazza che in realtà è andata a rovistare negli scatoloni della Essence e appunto ha trovato il pennellino questo qui da polvere, appunto da cipria, molto carino perché i pennelli della Essence sono veramente belli perché sono morbidissimi, ragazzi. Ragazzi, veramente morbidi morbidi e poi carinissimo anche per quanto riguarda il colore e poi soprattutto sono corti in modo che siano molto pratici per quanto riguarda me da metterli in borsa. Quindi veramente carini, spero anche di trovare anche quello da blush. E questo appunto è costato solo 3,50 euro, straconsigliate ragazze, non perdono un pelo, perfetti. Poi un altro prodottino che ho preso è stato questo gel eyeliner. Gel eyeliner, il numero 03 Berlin Rocks, è molto bello, si tratta di un viola spettacolare. In realtà io non sono molto brava a fare l'eyeliner, però spero di poterlo utilizzare come base ombretto, come fanno in molte, ne parlano anche molto bene tra l'altro. Quindi spero di poterlo utilizzare così. Anche questo il costo è di 3,50 euro. Poi ho preso questa Tint It, che dovrebbe appunto far cambiare l'effetto delle labbra quando lo metti, ma non ci credo tantissimo. Il prezzo di questo, aspettate, è il numero 02 Turn to Lucky. Il prezzo di questo è di 2,50 euro. Ecco, avrei voluto farvi vedere il colore, ma non ci riesco. Vediamo. Ok, praticamente è un arancio, cioè se lo vedete così è proprio un arancio, come potete vedere, ma dice che dovrebbe cambiare. Vedremo, vi faccio sapere poi, vi metto il fumettino. E poi ho preso, lo sapete che sono una grande amante di lip gloss, questo set mini di lip gloss. Mi piaceva molto il packaging. Forse questi saranno i primi lip gloss che finalmente finirò, visto che sono proprio mini. Allora ci sono un rosa, una specie di corallo, e poi un bianco con dei riflessi argentati. Molto bello, il costo di questo è di 3 euro. Ah, ce n'erano di diversi, ho preso il 01 Devil's Love Kisses, ma c'era anche lo 02 che invece aveva dei colori più sul marroncino. Scadenza di 18 mesi? No, 16? 18 mesi, ok. Ok, quindi ragazzi, una cosa che vi straconsiglio per chi mi guarda e che segue il naturale anche, vi straconsiglio la matita Lavrock, non dimenticatelo, io non sono riuscita a trovarla, ma un inci perfetto come quella precedente, Black Mania, appunto tutta verde con qualche pallino giallo per gli allergeni del profumo, quindi la stra consiglio. Ok, ho speso solo 12,46 euro, in realtà risulta 13,46 perché appunto ho dato 1 euro per Save the Children, non so se nella vostra città lo fanno anche. Ora vorrei dare alcuni consigli per quanto riguarda l'incontro di Clio. Allora, per quanto riguarda l'incontro di Clio, che credo che le tappe successive mi sembra siano Napoli e Roma, allora vorrei tutti dire innanzitutto che è arrivata puntualissima alle 5 e ha risposto a tutte le domande che noi abbiamo fatto, ha fatto un sorteggio per truccare una ragazza, hanno dato i numeri a tutti, tutti, proprio tutte, e poi alla fine ha firmato, ha fatto l'autografo e la foto con noi ed è qui che è stata praticamente non so ragazza, l'apocalisse, vi giuro, ho aspettato credo 2 ore passa per avere un autografo e per avere la foto, però ormai appunto che ero lì. Non, ho voluto aspettare.
Allora, ragazze, l'unico consiglio che posso darvi è quello di non precipitarvi a fare compere, perché almeno per quanto riguarda il nostro incontro è stato fatto che praticamente dopo che lei ha finito di parlare, ha finito di truccare, ha finito tutti i sorteggi, perché ha fatto anche veramente tanti tanti sorteggi con tanti premi. Allora, dopo la fine, mentre facevamo le foto, il negozio è rimasto aperto e a parte il 20%, perché appunto ragazze potete stampare il 20% di buono nella pagina di Pupa per chi andrà all'incontro, a parte il 20% veniva fatto, il 20% più un altro 20%, quindi un ben 40% di sconto sulle cose. Quindi chi non aveva comprato prima ne ha potuto approfittare, ha potuto prendere delle cose veramente molto molto convenienti a dei prezzi bassissimi, cioè per dire una cosa di 10 euro veniva sulle 6 euro, quindi un ottimo sconto. Ovviamente io non ne ho potuto approfittare perché già avevo comprato quello che avrei voluto prima. Allora, come potete vedere, ho due borsette della collezione Mimi ed Oscar. Ok, lo metti a fuoco bene. Metti a fuoco, ti prego. Ok, magari prima o poi lo rimetterà di nuovo a fuoco, non capisco cosa è successo. Boh, non si sa. Allora, vi faccio vedere che aspetto che si metta a fuoco. Ok, ce l'ha fatta. Allora, ecco qui la borsetta, le mie Oscar. Ne ho due, mi spiego perché. Allora, ragazze, io prima ho comprato lo smaltino grigio, il costo di 4,70 senza sconto. Vi faccio vedere il colore, l'ho fatto qui su questa carta. È un bel grigio matte, molto bello. E poi ho preso il lip gloss. Il lip gloss ce n'è solo uno nella collezione di Clio. Si tratta di un nude, adorando i nude, non potevo non prenderlo. E mi è venuto, è 11,50 euro, mi è venuto 9,20 euro con lo sconto del 20%. Lip Perfection Natural Shine, molto bello, molto 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 bello. Però ragazze, vi dicevo, vi spiego perché ho due borse. Perché qui, appunto, come vi dicevo, ho fatto praticamente tantissimi tantissimi sorteggi con le palette, gli smalti, le matite, una marea di cose. E io, caso caso caso, ho vinto un prodottino, cioè ragazze, mai vinto in vita mia, e ho vinto un altro lip gloss. Vabbè, ne sono rimasto ovviamente entusiasta lo stesso, anche se già ce l'avevo, perché comunque io amo il lip gloss e quindi mi ha fatto piacere, perché comunque è sempre un premio, fa piacere. Ecco ragazzi, allora tutto ciò che volevo dirvi ve l'ho detto. Ah, ecco, vi faccio vedere l'autografo che ho fatto sul libro di Clio. Ciao Milena, bacione Clio. Ok? Avevi anche la possibilità di parlarci quando facevi appunto la foto, cioè veramente ragazze, molto, molto bello, però l'attesa è stata veramente stonante, stancante, stancante, stancante al massimo. Ragazze, spero di avervi dato dei consigli e se riesco metto anche qualche fotina di Clio. Vi mando un bacio a tutte e a tutti e a presto con i prossimi haul, prodotti preferiti, eccetera. Bacio, bacio. Mi rendevo conto che non ero brava, che non sapevo cosa fare esattamente di quei 3 anni di scuola e che non, probabilmente sarei stata disoccupata. Quindi ho passato un periodo un pochino difficile, un periodo un pochino di depressione, diciamo. Grazie a mio marito sono uscita da quel periodo proprio perché lui mi ha... Lui mi ha fatto capire che qualcosa valevo e che probabilmente avevo scelto semplicemente la strada sbagliata, ma che qualcosa sapevo farla. E penso che magari per tante ragazze, e mi capita anche di leggere le vostre mail dove mi dite che se